Francesco Monte, lui e Paola Di Benedetto sempre più vicini all'isola. Isola dei famosi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto sempre più vicini. Nel daytime dell'Isola dei Famosi in onda oggi su Canale 5 nuovi dettagli sono emersi rispetto a ieri sera sui rapporti instauratosi tra i naufraghi. Uno degli sviluppi che sicuramente merita di essere preso in considerazione più degli altri è la complicità tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due infatti, soprattutto prima di sbarcare sull'isola, si sarebbero avvicinati molto in hotel, dove ricordiamo sapevano di essere ripresi già prima dell'inizio dei giochi. Sia Francesco che Paola, inoltre, questa settimana faranno parte della stessa squadra, quindi, entrambi avranno modo di passare ancora diverso tempo insieme. Isola dei Famosi, Francesco Monte pronto a sostituire Cecilia? Dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, Francesco Monte sembra essere pronto adesso a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita. All'Isola dei Famosi avrà sicuramente modo di meditare molto anche se, stando agli ultimi sviluppi, una naufraga in particolare potrebbe distrarlo da tutto ciò. Paola Di Benedetto, infatti, come abbiamo visto nel daytime, sembra interessata a ricambiare le attenzioni di Francesco. L'ex tronista è già pronto a sostituire Cecilia Rodriguez. Prima di partire per l'Isola dei Famosi le dichiarazioni rilasciate nella sua ultima intervista facevano pensare ad altro ma, ad oggi, bisogna ricredersi. Isola dei Famosi, chi è Paola Di Benedetto? Paola inizia la sua carriera come modella e conduttrice per una trasmissione di una rete locale, ma a Mediaset la ragazza arriva grazie al ruolo da lei rivestito in Ciao Darwin. Paola Di Benedetto è stata infatti la celebre madre natura nel programma di Paolo Bonolis, tuttavia, altri sono i programmi televisivi a cui spesso la stessa ha lavorato. Tra questi, per esempio, ricordiamo la sua partecipazione a Colorado. Ruoli che, comunque, non le hanno mai permesso di fare il gran salto. Potrebbe l'Isola dei Famosi essere la sua grande occasione? Staremo a vedere.